Una doppietta di Ginestra e l'Ischia esce sconfitta mettendo la Salernitana in posizione privilegiata rispetto al Frosinone che sarà costretto a batterla al Matusa nella prossima sfida di Coppa Italia di dicembre. Se gli uomini di Perrone usciranno imbattuti, si troveranno in semifinale nella manifestazione tricolore. Il tecnico Granata ha però fatto riposare tutti i potenziali titolari, dando la possibilità agli altri di giocare una gara ufficiale. E inoltre per rendersi conto dello stato di forma di coloro che sono stati poco impegnati in questa prima fase della stagione. Motivo: la gara di domenica a Pisa è di gran lunga più importante. Perrone sa che bisogna dare continuità a questo mini periodo di grazia per cominciare la rimonta che tutta la piazza sogna. La concentrazione deve restare alta. L'avversario di domenica è squadra che al momento si trova nelle zone nobili della classifica e che ha un buon rendimento. Non sembra essere una formazione che piace alla critica, ma è squadra ostica e difficile da battere. Secondo in classifica, ad un punto dalla prima, sarà per Montervino e compagni una prova difficile e si ritroveranno in un ambiente piuttosto arrabbiato. I toscani vogliono vincere per due ragioni fondamentali. La prima è che per rimanere agganciato alla testa della classifica non possono sbagliare questo colpo, in quanto dopo la gara con la Salernitana il Pisa dovrà fermarsi per il programmato turno di riposo. La seconda è che dopo la sosta faranno visita a Lecce.